sono un giornalista che ha una particolare direzione per la musica, però e anche una competenza per altri. Però mi ha veramente dato l'input, quello che lui riesce a trasmettere con la sua musica. E ho sentito quasi in modo molto naturale, non ho fatto nessuna forzatura nel cercare di dare così una valutazione, una piccola così, analisi della sua musica per quello che mi ha dato. E così mi ha chiesto appunto, mi ha dato questa incombenza e che io ho apprezzato moltissimo, di presentare il suo album doppio, che raccoglie una produzione sviluppata in questi ultimi anni e che lo ha visto appunto presente in diverse città e vari continenti. Tra l'altro vi ricordo che alcuni suoi brani sono stati estremamente apprezzati soprattutto in America, dove nelle emittenti di New York per diverse settimane alcuni suoi brani sono stati proposti, ma un po' dappertutto. Io adesso mi auguro che quest'estate si possa suggellare un sogno, un desiderio, che è quello di portare il maestro Santucci a Salvador de Bahia, dove abbiamo avuto una richiesta dal Consolato d'Italia per così presentare il nostro progetto dell'ASECON, una ONG di Cagliari, l'unica tra l'altro presente nella provincia di Cagliari, e pensando anche alle iniziative che il Ministero d'Italia, il Ministero degli Affari Esteri sta sviluppando in Brasile, perché l'Italia come sapete giocherà in Brasile proprio a Bahia contro... incontreremo sì la nazionale brasiliana contro quella italiana, e per circa un anno il governo italiano ha deciso di sviluppare una serie di iniziative proprio per questo motivo, per far conoscere la cultura italiana. E il nostro sogno sarebbe quello di far suonare il maestro Santucci nel monumento UNESCO di Pelourinho e magari presso le strutture del Consolato d'Italia, ma vediamo. Io vorrei fare solo una domanda all'amico Roberto, una curiosità che mi sono posto. Qual è come si può dire, lo spirito, qual è il momento che un compositore attraversa per generare una musica di questo tipo? Che tipo di stato d'animo hai avuto o ti spinge a fare questo tipo di musica? Lo so, magari non è molto facile come domanda, però... Diciamo che è molto facile e allo stesso tempo molto difficile, però posso tranquillamente risponderti che il tutto è nato quando ho cominciato col primo CD Tramonto Rosa, molti anni fa, e spinto da una forte passione in primis per il mare, ispirato dal mare della nostra Sardegna, dal mare, la natura, le coste, la primordialità è questa. Poi altre passioni naturali, umane, che possono essere sentimenti più o meno forti, sentimenti un po' più futili e tante altre cose. Questo in sintesi la risposta, non so se sono stato abbastanza soddisfacente oppure volevi sapere qualche altra cosa. No, anche perché io, ti ripeto, da quasi profano, mi ha colpito la immediatezza, no, della tua musica, cioè anche lo stile che poi si rientra. Allora ho capito quello che mi hai chiesto, forse ho un po' travisato il tutto. Non in tutto, però tu mi stai chiedendo come compongo praticamente, cioè cos'è che mi porta, che ti spinge, cioè quello che mi spinge te l'ho detto, però come questo avviene non te l'ho detto. Niente, io per esempio faccio un esempio banalissimo, esco, faccio una passeggiata in riva al mare, c'è un bellissimo tramonto rosa, del CD che ho appena citato,
e magari torno, mi metto al pianoforte e le mani, ti sembrerà molto strano, ma io sto dicendo la verità, vanno da sole, cioè non è che sto a cercare altre cose, vanno sole e poi chiaramente... Come per magia, insomma. Sì, non pensare che il pezzo sia composto subito, no, chiaramente va poi perfezionato, però il tema è tutto, è già fatto praticamente, capisci? Ci stanno diversi brani, ti stanno a cuore chiaramente. Sì, molto. È difficile per un compositore dire qual è, cos'è meglio per te, qual è quello a cui sei più affezionato, quello che ti ha dato più degli altri. Poi eventualmente tu hai indicato due brani, uno è Band e l'altro quello che ho appena eseguito, sì. Questi due brani li hai scelti non a caso, perché? Dunque, Verde Profondo ha una storia mia, personale, quindi non si entra in merito. The End è un brano che ho composto a Torre delle Stelle proprio, in una fredda serata di marzo, e mi sono messo al pianoforte, addirittura avevo portato il pianoforte vicino al camino, tu pensa, tanto freddo c'era, e ho composto questo pezzo ispirato al The End dei Beatles, che era la fine di Abbey Road, però gli ho copiato. E sono entrambi... Ma io adesso ho copiato gli altri, no, ho copiato tanto il titolo. Sono entrambi chiaramente raccolti in questa sì. Duplice album doppio. Sì, perché mi sembra giusto, dato che sto presentando un CD e ho la possibilità di avere un pianoforte a fianco, far sentire cosa c'è dentro questo CD le persone che ci stanno ascoltando, mi pare palese, insomma. Vuoi farci sentire? Sì, certo. E vuoi farci sentire questo brano? The End? Certo. Un applauso. Grazie.
ho visto che ci sono, tra l'altro io ho ascoltato il CD, il doppio CD. E... ah, una cosa, è stato autoprodotto questo. Ah, questo è importante, sì, sì. Cioè, io però ci tenevo a dirlo perché non è. Cioè, è stato fatto a Roma, però l'idea del CD, cioè tutto quanto, è stata mia, anche la copertina è come l'ho voluta io, in tutti i modi. Sembra una cosa fatta un po' così, ma per esempio perché non c'è il cellophane, in quanto è stato appunto realizzato a Roma e i bollini li ho presi da Cagliari, quindi non potevo aprire e poi metterci il bollino, e qui l'hanno mandato così. Però è un grande critico musicale e anche tecnico che me l'ha fatto questo lavoro, però sempre abbiamo provato tante volte i colori, questo rosso come volevo io, che non usciva mai, insomma tutte piccole cose, però alla fine ce l'abbiamo fatta e sono molto contento e lo ringrazio, il maestro Piero Bruni. Piero Bruni, sì, che ha scritto cose importanti, significative, che io ho avuto modo di leggere. Sì. Ti vorrei chiedere una cortesia. So che è un fuori programma, ma credo di interpretare anche così le desideri dei presenti, se fosse possibile sentire ancora qualche brano. Non ci sono problemi, assolutamente, anzi mi fa piacere. Quindi quale brano? Avete qualche richiesta particolare per qualche brano? Dottoressa Masa, non so, lei ha qualche preferenza? Dicevo che... Ha qualche preferenza lei? Atlantide sommersa. Atlantide sommersa, il brano? Sì. Va bene. Non sentivo bene. No, questa è la musica perfetta, le parole di... È l'ambiente che... è il bello della gente. Lì sono i tuoi. Thank you.
Sì. Bene, se c'è qualche domanda? Pensi che possa piacere questo genere di musica in Brasile? Dipende dall'ambiente da dove proponiamo. Credo che il Brasile, il consolato d'Italia, quasi l'Italia, sarebbe molto contento. E anche l'isola di Buon Gesù, io penso i pescatori hanno quei sentimenti genuini, sani, e davanti a questa musica. Il mare, quella, il suo, fa parte del suo. Il mare è sempre è un componente sempre presente. Vivi con più passione quando sei contento, felice, triste o quando hai una grande gioia dentro? Scrivo con più passione quando ho l'inferno dentro che mi prende in tutti i modi, in testa, nel cuore, e quindi questa è una critica che sto facendo anche a me stesso in questo momento, dato che mi hai dato l'opportunità. Ritengo che i brani che sono a me più cari siano quelli più passionali, e proprio quelli che ti ho descritto adesso, quelli che sono molto forti come qualsiasi tipo di emozione, insomma. Scusa, non sento bene. Ti avvicina, ti Mino. Ci sono dei brani che hai dovuto lasciare fuori anche a malincuore da questa. Sì. Ce n'è uno, il primissimo, che ho, sì, che ci tengo anche, una bellissima domanda questa, perché sono tutte belle domande, però questa è particolare perché c'è il primo brano che si intitola Dedicato a Luisa, che è il primo che ho composto, ma non è nato per pianoforte solo, è nato per flauto e pianoforte. E io ho avuto la fortuna molti molti anni fa di registrarlo col professor Gesualdo Pellegrini, flautista di fama internazionale, a cui era piaciuto. Io allora ero poco più che studente, gli ho fatto sentire e l'avevamo registrato su, diciamo, le stereo 7, non c'era un CD, non c'era niente, e purtroppo è andata perduta, non riesco più a trovarla. L'avevo registrata con lui, poi con nessun altro, chiaramente è rimasto dedicato a Luisa, però per pianoforte soltanto. Però originariamente è nato per flauto, traverso e pianoforte. Quindi questo brano non c'è? No, non so perché l'ho escluso, ma ho dovuto fare una scelta. Ce lo puoi far sentire? Se lo volete sentire, sì. L'ultimo brano. Grazie. Sì. Sì.